Ciao a tutti ragazzi, anche oggi on the road. 25 agosto, la giornata di ieri è stata memorabile, entra nella storia recente del calcio. Sono successe tre cose veramente degne di nota. La prima conferenza stampa di Andrea Pirlo, ne abbiamo parlato ieri, andatevi pure a vedere il mio video di ieri, se vi fa piacere. Grande entusiasmo, grande persona, veramente noi tifosi juventini siamo molto soddisfatti, le premesse sono ottime, ha già dato anche qualche informazione importante per il mercato, per la stagione, per lo schema di gioco. L'altra cosa che è successa è legata ai nostri cari amici interisti. Conte, dopo 20 giorni di lamentele, di piagnistei soliti, alla fine ha deciso di continuare d'accordo con Zhang il suo percorso all'Inter. Non si è ben capito se è legato al suo contratto monster che gli porta 12 milioni all'anno per i prossimi 2 anni, e quindi insomma non è certamente un contratto da stracciare e lasciargli sul tavolo. Io ho qualche sospetto che Zhang gli abbia assicurato qualche innesto importante, chi lo sa, magari il famoso Vidal che Conte vuole da tanto tempo, oppure addirittura l'arrivo di Lionel Messi, o Zico, Pelé, Maradona, qualcuno insomma, qualcuno che possa rinforzare l'Inter. I tifosi juventini sembrano soddisfatti perché forse hanno quasi la certezza che con Conte in panchina ci sarà ancora da divertirsi guardando l'Inter, e che Conte non riesca comunque a vincere nulla, o perlomeno non gestire la stagione tanto bene da pestarci un po' i piedi. La paura era che se fosse andato veramente Allegri, che è sicuramente un allenatore con un gioco meno spettacolare, meno veloce, ma che probabilmente ha una gestione alla lunga migliore di quella di Conte. Molti juventini avevano paura che appunto Allegri potesse dare all'Inter una gestione migliore, che fosse un allenatore giusto per l'Inter e che quindi veramente rischiava di migliorarsi. Le vedove di Allegri possono stare tranquille, Allegri non andrà all'Inter e quindi non tradirà questa nostra grandiosa maglia, anche se io vi ricordo che è più Juventino Conte di Allegri, quindi tutto questo amore di Allegri sinceramente non lo condivido. Allegri ha vinto tanto con noi, siamo d'accordo, gli siamo grati, ha fatto un buon lavoro, ha fatto anche tantissimi errori, soprattutto in Europa. Ma di certo non si può dire che Allegri sia uno juventino, non lo è mai stato e mai lo sarà, nonostante la sua amicizia con Andrea Agnelli. Concludiamo poi con la terza e più spettacolare notizia di ieri, che fa entrare appunto la giornata di ieri nella storia del calcio, questo annuncio di Messi, o perlomeno annuncio giornalistico di questo famoso fax che io ho in copia, però non vi posto perché non sono convinto della sua attendibilità, se è vero o non è vero, quindi evito di mettervi immagini di documenti che girano sui social che magari non sono reali. Ad ogni modo, di Messi ne abbiamo parlato stamattina, stiamo ancora aspettando sviluppi. Io personalmente non penso che sia una mossa politica per far dimettere Bartomeu. Quello è una conseguenza. Non penso che Messi abbia tirato in ballo tutto questo cinema per far dimettere il presidente. Ad ogni modo, se dovesse veramente succedere così, che il presidente si dimette, che Messi rimane, non ne esce bene il Barcellona, eh? Parliamoci. Non ne esce bene, perché secondo voi una società che permette le dimissioni di un presidente pur di tenere Messi in squadra è una società seria? Una società che pensate che abbia il polso, il pugno duro con i propri giocatori e che i giocatori non sono superiori al bene della squadra? Sono curioso anche di capire la posizione di Koeman, perché secondo me Messi non voleva Koeman e non gli sono piaciute alcune cose che Koeman ha detto. Pare che Koeman abbia detto: i privilegi da oggi sono finiti,
come dire, voi giocatori non pensate di essere qua a comandare. Da un lato è giusto, perché non esiste una squadra dove comandano i giocatori. Parliamoci chiaro, la società è una società molto ricca, guidata da persone facoltose di un certo livello, e c'è molta politica nel Barcellona, questo sì, e Piqué, che dir si voglia, continua a contare molto all'interno della tifoseria catalana, anche se lui stesso si era offerto di andare via, vi ricordate, dopo la Champions. Insomma, situazione abbastanza caotica, ma io in questo momento, più che pensare a Messi, di cui aspettiamo appunto sviluppi, vorrei parlare di quei calciatori che rischiano di andare via: Suarez, Vidal, Rakitic, ci sono sicuramente, o Griezmann, ci sono dei giocatori messi sul mercato. Staremo a vedere se il Barcellona rivoluzionerà la sua rosa e ripartirà con un nuovo ciclo, oppure se alla fine sono tutte chiacchiere da bar, ma il Barcellona farà i consueti 1-2 cambi di giocatori come fanno tutti gli anni, senza grossi sconvolgimenti. Ci teniamo aggiornati, un caro saluto a tutti, vi ricordo per favore di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanella, così che siete avvisati quando posterò nuovi video. Questo canale è nato da una settimana, ho già 200 iscritti e sono contentissimo, e veramente mi ha fatto un piacere enorme vedere comunque la risposta vostra e l'interazione che ho con molti di voi nei commenti. È una cosa sicuramente che mi fa divertire, mi fa piacere. Continuate così, vi ringrazio. Se avete suggerimenti, io sono a vostra disposizione. Se volete che si parli di qualche argomento particolare, scrivetemelo pure. Ci vediamo presto, sempre forza Juve, come direbbe il buon Simone Afsim, tanto distrattato. Povero Simone, ciao ragazzi.